Benvenuti al recap del settimo round del Tata Steel Chess, della partita del giorno, che tra poco scopriremo qual è. Ricordo che la partita è presentata dalle Due Torri, sponsor ufficiale del commento in italiano. Allora Alessio, qual è la partita del giorno? Per oggi ho scelto la vittoria del campione del mondo Magnus Carlsen contro Pragnanand, che ha portato lo stesso Carlsen in vetta da solo al torneo con 5 punti su 7. L'ho scelta non solo perché la ritengo una bellissima partita, ma anche per premiare, diciamo, un Carlsen che era partito un pochino col freno a mano, invece adesso si sta lasciando andare, sta ingranando vittoria dopo vittoria e già ha raggiunto la vetta in solitaria. Bene, andiamo a vederlo allora. Oggi è stata un gambetto di donna di 4-5, c4, e6, cavallo f3. Carlsen che ha fatto d per c4, mossa un po' inusuale per lui. Lui non gioca molto spesso il gambetto di donna accettato, invece qui rientra in posizione di gambetto di donna accettato. Probabilmente per evitare di subire la catalana, Alessio. Sì, probabilmente non voleva una preparazione mirata da parte di Pragnanand, probabilmente una catalana, e quindi ha scelto di mangiare in c4 anche per far uscire l'avversario dalla preparazione, visto che Carlsen non gioca spesso questa posizione. Sì, infatti ha deciso di impostare una partita molto molto solida, non aveva paura di un'eventuale struttura simmetrica, un eventuale finale, per esempio cavallo f6 a rocco c5, la possibilità del nero dopo d per c5 di cambiare le donne con donna per d1, torre per d1, alfiere per c5 è reale. Evidentemente si fidava molto della sua capacità di vincere posizioni equilibrate o posizioni pari contro avversari sulla carta inferiori, nonostante Pragnananda sia un ottimo giocatore, Carlsen è una spanna sopra e quindi voleva una posizione molto tranquilla fuori dalla preparazione avversaria e fuori dalle complicazioni. Pragnananda secondo me è stato molto bravo a giocare a viso aperto, ha fatto b3, non ha avuto paura di tenere la posizione complessa. Dopo b6 alfiere a3 cavallo bd7 ha fatto d5, che è una mossa che porta a posizioni molto sbilanciate, perché dopo e per d alfiere per d il bianco ha un buon vantaggio di sviluppo, qui sta guadagnando un tempo sulla torre in a8 e per esempio dopo cavallo per d5, donna per d5, torre b8, la mossa alfiere b2 mette in grande difficoltà il nero, perché non si può sviluppare l'alfiere in f8 a causa del pedone g7 in presa e il nero deve impiegare ancora un po' di mosse prima di arroccare. Inoltre la d è aperta e un eventuale torre d1 potrebbe mettere in seria difficoltà il nero e il suo re al centro, quindi variante molto dinamica da parte di Pragnananda. È molto interessante che abbia deciso di affrontare così senza paura il campione del mondo. Dopo torre b8 alfiere b2, l'alfiere si riposiziona sulla lunga diagonale, qui Carlsen è stato in grado di svilupparsi abbastanza in fretta, ha fatto alfiere e7, cavallo c3 a rocco corto e su donna c2 ha iniziato a mobilitare la sua maggioranza con la mossa b5. Il bianco ha messo una torre sulla colonna aperta con torre sì, anche perché si minacciava b4 e l'alfiere sarebbe risultato in presa. L'ha perso, quindi torre fd1, donna c7 per togliere la donna dalla stessa colonna d, e qui è arrivata secondo me una mossa un po' dubbia da parte di Pragnananda, che ha 4 perché ha fatto una mossa e ha iniziato a giocare nel lato in cui ha il nero la superiorità, perché il nero ha un 3 contro 2 a livello strutturale sul lato di donna, e quindi andare a giocare nel lato in cui l'avversario è più forte di solito non è una buona idea. Avrebbe dovuto forse fare e4 e valorizzare il suo centro, il suo pedone in più al centro e il suo gioco anche sul lato di re. Dopo a4 Carlsen, diciamo che momentaneamente si è difeso, ha fatto h6, una mossa utile per proteggere il re, e dopo a per b5, donna e2, ha difeso il pedone b5 con donna b6. La mossa secondo me intelligente di Carlsen è stata quella di pensare tanto e obbligare in un certo senso l'avversario a pensare tanto, quindi trascinarlo verso il poco tempo, perché la posizione è molto complessa, molto difficile anche da valutare, ci sono tantissime opzioni per entrambi e Carlsen ovviamente può far valere il suo maggior istinto, la sua maggiore esperienza in una posizione così difficile, e infatti è stato in grado di uscirne
molto meglio e vincitore con poco tempo. Pragnananda, devo dire che nella fase di Zeitnot ha mancato molte mosse e non è riuscito a trovare la via giusta. Qui ha fatto E4, che comunque rimane una buona mossa, la posizione è molto interessante. Carsten si è difeso con torre 8 puntando alla donna in E2 e anche eventualmente attaccando l'alfiere in D5. Dopo donna D2 e alfiere F8, qua inizia già a diventare sospetta la posizione del bianco, perché il nero si sta riorganizzando bene, sta finendo lo sviluppo e una volta che andrò a mangiare l'alfiere in D5 rimarrò con la coppia degli alfieri in una posizione squilibrata e quindi in vantaggio. Sì. Il bianco ha fatto donna F4 e qui Carsten ha fatto B4, costringendo in un certo senso il cavallo in C3 ad andare ai margini della scacchiera. Sappiamo che i cavalli ai bordi della scacchiera non sono i bellissimi pezzi e qui bella l'intermedia di Carsten, cavallo per D5. Tra l'altro, perché... Alessio, non si poteva giocare cavallo E2? Sì, cavallo E2 si poteva giocare, ma evidentemente Pragnananda non voleva farsi fare cavallo per D5, diciamo, gratuitamente. Il cavallo in E2 sì, anche lui è un sospeso. Po' dal quindi gioco non si può sospeso, prendere di pedone, quindi... probabilmente di esatto, torre. Dopo torre per D, cavallo F6, probabilmente il nero già prende il sopravvento in questa posizione. Quindi è andato in A4, sì, che si guadagna... altrimenti bisognerebbe dare anche il secondo alfiere, esatto, diventa complicata. Grave, assolutamente. Invece è andato ai margini della scacchiera in A4, qui bella l'intermedia di Carsten, cavallo per D5, perché se il bianco qui mangia la donna al posto che rimangiare il cavallo, anche la donna del bianco rimane impresa in A4. Posizione diventa buona per il nero. Quindi Pragnananda ha rimangiato, torre per D5, donna E6 che inizia a mettere sotto pressione E4 e anche B3 in realtà, perché la donna in E6 mira anche al pilone B3. Qui torre AD1 ci è sembrato un errore, perché lascia il cavallo in A4 indifeso ed è un cavallo che non ha effettivamente caso. Dopo torre AD1 pensavamo fosse possibile anche la mossa C4 per Carsten, perché dopo torre AD1, C4, B per C, torre A8, il cavallo in A4 è appunto intrappolato senza vie di fuga. Quindi qui Carsten ha decisamente preso il controllo della posizione, sta meglio sia da un punto di vista strategico sia da un punto di vista dinamico, perché ormai inizia ad avere i pezzi quasi meglio coordinati di quelli del nero. Ha iniziato con torre A8, che rende la minaccia di C4 quasi più forte della sua immediata esecuzione, e Pragnananda poi si è dovuto accontentare di donna C1 impedendo C4, ma a caro prezzo, proprio perché il pedone in E4 rimane in presa. Diciamo che è stato un po' un dominio da parte di Carsten sotto tutti i punti di vista. Il motivo per cui l'ho scelta come partita del giorno è stato proprio mostrare come Carsten è in grado, anche contro avversari fortissimi come Gione Pragnananda, di dominare proprio in lungo e in largo e di mettere in difficoltà l'avversario da ogni punto di vista, perché qui il bianco ha avuto difficoltà sia sul tempo, quindi aveva pochissimo tempo per fare tante mosse, sia la posizione era molto difficile da valutare, era molto difficile col bianco trovare le idee corrette, infatti poi è crollato in fretta. E qui Pragnananda ha fatto una mossa molto pratica, che H3, che dà una casa di fuga al re. H3, che si poteva forse giocare un torre per D7, ma non era molto promettente per il bianco. Sì, si poteva fare, ma dopo alfiere per torre per C4, questo, diciamo, questo cavallo in A4 che rimane sospeso è sempre un problema abbastanza serio per il bianco, perché comunque il nero dovrebbe avere un finale vantaggioso. Nonostante il bianco abbia due pezzi, però il cavallo in A4 è davvero molto molto brutto e la minaccia di C3 da parte del nero è pericolosissima, quindi si poteva mangiare in D7, ma era sicuramente brutta. E su H3 Carsten ha difeso a questo punto il cavallo in D7 con la mossa torre A7. Pragnananda ha fatto donna D2 minacciando torre 1, perché se avesse fatto subito torre 1 al posto di donna D2 ci sarebbe stata la torre in D5 impresa, mentre invece e quindi sarebbe stato semplicemente un cambio di torri, mentre invece con donna D2 minaccio torre 1, quindi Carsten si è tolto dalla colonna e ha fatto donna C6. Pragnananda di nuovo pratico, con soli 2 minuti sull'orologio per fare ormai 13 mosse, ha fatto cavallo H4, ma dopo donna E6, cavallo F5, Carsten ha fatto C4 andando finalmente ad approfittare del cavallo. E forse qui c'era un'occasione da parte di Pragnananda di complicare un pochino il gioco, Alessio. Sì, io pensavo che il bianco potesse fare alfiere per G7, con idea dopo alfiere per G7, cavallo per torre D6, attacco la donna e la donna non può difendere H6 in nessun modo, e
quindi dopo donna E7, donna per H6, re G8, non eravamo sicuri per nulla della posizione, ma ci sembrava che l'iniziativa del bianco fosse comunque pericolosa. Diciamo che in una posizione con così poco tempo, praticamente un minuto a testa... Sì, mi ancora sette stato... mosse da giocare per le 40. Sarebbe stato importante, secondo me, per Pagliaranda provare una complicazione di questo tipo e buttarsi in una variante così equilibrata, perché persa per persa era meglio perdere, diciamo, in attacco e comunque provandoci piuttosto che subendo semplicemente il gioco di Carsten. Quindi è chiaro che è un'opzione che con un minuto può pure sfuggire, però era secondo me interessante da provare. Sì. Immagino che il nero con un pezzo in più si possa difendere, però molto meglio secondo me rispetto a quello che aveva fatto in partita il bianco, perché qui dopo donna D4 evidentemente si è perso che dopo cavallo F6 ci sono troppi pezzi in presa e dopo cavallo B6 l'intermedia C3 praticamente chiude la partita, perché chiude la diagonale all'alfiere, quindi adesso il nero è perfettamente in grado di collezionare un po' di pezzi. Sì, tra l'altro su donna per A7 segue comunque cavallo per D5. Sì, e il cavallo F5 rimane in presa, esatto. Per cui posizione davvero molto quindi difficile. Quindi prova cavallo B6, qui il bianco. E qui Carsten comunque con un minuto anche lui, c'è il merito di Pragnananda di aver ridotto, fra virgolette, il campione del mondo con pochissimo tempo per fare tante mosse, però purtroppo la posizione, purtroppo per il bianco, era davvero persissima. Sì. Dopo cavallo per C8, Carsten ha mangiato di donna in D5, è pronto a semplificare tutto, perché dopo le varie semplificazioni che sono capitate in partita, il pedone B2 di vantaggio decide la partita. Infatti dopo torre B1, Carsten ha fatto torre E2, difendendo il pedone minacciando cavallo C3 e il pedone B2 va a promozione, comunque il nero guadagna la torre. Sì. Era possibile oltre a torre E2 anche torre A8, un po' con lo stesso principio di valorizzare B2, perché attacco il cavallo, se il cavallo si sposta con cavallo C6 o B5 faccio torre A1 e il pedone B2 alla fine è il vincitore della partita. Quindi esattamente. Partita veramente molto bella, secondo me istruttiva da parte del nero, che ha dominato appunto in lungo e in largo, ha dovuto affrontare comunque degli ostacoli difficili che Pragnananda è riuscito a porre, però ne è uscito in maniera veramente egregia, e devo dire che vedere il campione del mondo così in forma e così carico è sempre un piacere, perché quando è così è veramente il giocatore più forte di tutti i tempi, e vediamo se nei prossimi turni riuscirà a mantenere questo suo rullino compressore che gli fa vincere sempre più partite e che già l'ha portato in vetta alla classifica dopo 7 turni da solo. Se vuoi vedere altri video recap del Tata Steel Chess 2022, clicca sul video qui al lato ed iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti sulle prossime dirette.